padre ha lavorato là 30 anni come meccanico e fabbro. Dei miei cugini come minatori, anche loro, e degli zii come minatori. Il nostro papà ha sempre lavorato per la cava, per la Fespato lì, per la Italmineraria, anche nostro fratello e anche mio marito. Per prima lavorava in Svizzera, quando ci siamo sposati, dal primo mese dopo che ci siamo sposati, cominciato in miniera e sempre lavorato là. E anche mio marito ha lavorato per 8 anni là. Tutti quelli di Tremenico lavoravano lì. Cioè la cava sfamava il paese, perché era l'unica risorsa che dopo c'erano quelli che andavano a fare i muratori, ultimamente quelli che scendevano quando hanno aperto giù le fabbriche, ma ai tempi dopo guerra il lavoro era quello. Per caso, tre, uno, cinquanta, tre, dall'agna, boccia, no? Fa pure tutto. Frantoio, teleferiche, funziona, va ricalzare, spaccare. Allora, quando ho iniziato, i primi anni, nel 90, ero come minatore, aiuto minatore. Poi piano piano ho fatto il minatore, e mia giornata tipo, allora, si entrava in galleria, si vedeva, se si era sparato il giorno prima, si puliva, si smarinava la sparata. Se invece c'era pulito, si forava, si caricava con l'esplosivo e si sparava. Le gallerie o i gradoni, dipende da quello che si doveva fare. Dopo gli ultimi, lo fai fare un po' di manutenzione, perché dopo abbiamo fatto quel pezzo di gallerie andare dentro, abbiamo fatto l'imbuto andare su, che dopo arrivava giù il sasso tutto dall'imbuto. E spaccavamo i sassi, andavamo dentro con i vagoni e portavamo fuori materiale a frantoio. Poi è arrivato il treno, trenino con 5-6 carrelli che andava dentro. Poi è stata fatta quella teleferica, che allora ha smesso di fare i turni. Facevamo sempre dalle 7 alle 4. Dopo il momento, poi vabbè tu, perché una volta che era mia tante, quella andava su chi, perché te le dava senza borsie, senza portafoglio, no? La cava per noi era stata vita, perché comunque partivano di qua senza macchina, partivano la mattina alle 7, arrivavano alle 4, facevo anche mio papà, facevo ancora in tempo arrivare, aiutare per legna, per le mucche, per il fieno. Voleva dire tanto anche non avere spesa di viaggio, e quindi si poteva vivere anche per le donne qua, praticamente erano quasi tutte casalinghe. Caschetto per la crepe, la cinghia, la corda, facevo tu un bus che piantava giù un ferro, ti attaccava la corda, perché ti arrivava lì, ti spostai, andavi di smettere, in su ti fai un altro bus, ti attaccava la corda lassù, per essere sicuro. E prima dicevano che era più faticoso perché erano in parete, si dovevano legare, non c'erano i caschi idonei con le cuffie, non c'erano le lampade, quelle a batteria, dovevi sempre essere lì con una candela, con la lampada acetilene. E il lavoro era tutto fatto manualmente, dopo invece negli ultimi anni era molto migliorato, perché li faceva le macchine i lavori, tu devi solo guardare le macchine, impostare le macchine. Anche a secchio. Là dovevi caricarlo con la pala, 25 kg, 30 ogni secchio, perché erano secchi così. E poi uno levava, facevamo per esempio 30-50 secchi, te prendevi quello vuoto. Io caricavo su quello pieno. Pieno, perché c'era una. Che diceva una ceppa, un pezzo di ceppo, no? Alto così, che la prendevi così, zac,
per mica alzarlo di terra. E caricava, quando aveva fatto 50, cominciava a caricare col secchio pieno e io pigliavo giù quella... Quello vuoto? Quello vuoto, per non star lì tutta la... otto ore, se non che in palle, a te seguità, su e giù. Era così. In passato, io quando ho cominciato, c'era la Richard Ginori e le cave fraspato. La Richard Ginori lo utilizzava per i suoi prodotti di Milano che facevano loro. Invece la Frespato li vendeva a Modena, Sassuolo, per piastrelle, per piatti sanitari, tazzine del caffè, un po' tutto quello che roba sui sanitari, sui piatti. Adesso ultimamente si vendeva anche per fare il cemento bianco, l'Italcementi, quello più brutto di scarto, che una volta noi dicevamo che era di scarto, si manda all'Italcementi che utilizza per fare il cemento bianco, invece quello più buono si manda ancora a Modena, mi sembra che se lo mandino, per piastrelle. La cava appunto ha caratterizzato molto il paese e la valle stessa, perché ha dato da lavoro, il lavoro a tante famiglie, quindi ha permesso comunque di sostentamento e di rimanere qui. E adesso è ancora in attività, però come personale ne ha poco e principalmente sono operai che arrivano dall'esterno della Val Varrone, non sono del paese. Come prospettiva turistica all'interno delle cave ci sarebbe il piacere, la volontà di riuscire a realizzare un percorso in sicurezza dove poter portare i turisti a visitare quello che è il lavoro in miniera. E tra i vari modi appunto di valorizzare la cava c'è stata la realizzazione di questo museo Cantar di Pietra.